io penso che un documentario come quello sia un peccato che non si possa girare in più luoghi. Non so se avete la possibilità di farlo vedere in più luoghi, perché tratta una materia che purtroppo molti questi problemi non li sanno oppure non li vogliono sapere. Quel modo di illustrare la vita di persone anticapate, queste cose, attraverso un video, attraverso a una documentazione come quella lì, è una cosa importantissima, perché penso che si bisognerà svilupparla e portarla in molti luoghi, in particolare in mezzo ai giovani delle scuole, perché questi problemi sono dei problemi attuali, sono sempre stati attuali, ma oggi purtroppo queste cose sono lasciate un po' da una parte, anche da chi governa il nostro paese. Lei prima parlava di quello per cui avete lottato, dell'articolo 38 della Costituzione. Si può spiegare un po' dell'articolo 38 della Costituzione? Beh, ecco, il problema è questo, che noi abbiamo una Costituzione, cioè noi abbiamo una regola di vita che l'abbiamo conquistata, l'ha conquistata il popolo italiano attraverso prima la lotta contro il fascismo quando nacque nel 22 in avanti e poi con l'occupazione da parte dei tedeschi del nostro territorio e la lotta che iniziò l'8 settembre, la lotta di liberazione. Quindi il compito della resistenza italiana ebbe due obiettivi. Primo era il compito di mandare a casa, cioè di sconfiggere i tedeschi e mandarli a casa. Il secondo fu quello di sconfiggere assieme ai tedeschi anche i repubblichini, cioè i fascisti, perché noi non volevamo, finita la guerra, ritornare sotto il regime fascista, perché il regime fascista è quello. È stato un regime che per 20 anni ha proibito al popolo italiano la libertà e la democrazia. Quindi immaginiamoci poi verso gli esseri umani come gli anticapati e queste cose che non erano considerati per niente. Questo è sancito anche proprio dalla nostra Costituzione, in particolare l'articolo 38 che dice dei diritti che hanno i lavoratori, che hanno anche gli anticapati e la gente che non ha altri, cioè ha altre capacità di lavoro e queste cose.